Voce. Voce. Come al solito, proponendo argomentazioni attuali, quindi passando per la formazione attualissima, come è oggi il Capitale Ingegnere Torino della fatturazione elettronica. Sapete che lo Stato si sta in un certo senso meccanizzando, e io personalmente, che ho avuto il piacere di fare alcune fatture elettronicamente, è il piacere di essere pagato nei tempi, che raccoglie all'infine la cosa che ci riguarda a noi, cioè significa che la pubblica amministrazione oggi che vi fa la fate la fattura della pubblica amministrazione, significa che nell'arco di 20, 25, 30 giorni deve pagare. Deve pagare assolutamente, se no sono problemi. Questo ve lo dico perché anche noi come collegio, purtroppo, ci siamo adeguati a questa situazione, anche perché siamo pure noi costretti a pagare quelle poche cose che facciamo, tipo forniture, con fatture elettroniche. Il telefono, la luce, arrivano tutte con questa fatturazione elettronica. Non vi nascondo, a volte capita che magari passato il 30° giorno arrivi il messaggino, dice fattura impagata, quindi uno va e deve pagare. E siamo qua ospiti di Analyst Group, della persona dell'ingegnere Annunzi, che non vedo, che è una bellissima realtà nella nostra provincia. Io ho il piacere di conoscere l'ingegnere Antonio da più di una ventina d'anni fa. Mi ricordo la prima volta che siamo visti a Altavilla, in una stanza, e si parlava di un programma in cui 111, non lo so quanti di voi abbiano utilizzato, erano due dischetti, consentiva tra l'altro con poche battute topografiche di ricavare coordinate, se non erro, anche la morfologia del terreno. 20 anni fa, 25 anni fa, iniziamo con questa avventura con l'ingegnere Annunzi, proseguendo poi con Analista fino ad arrivare agli ultimi, insomma, che dicevo con l'ingegnere Guarino. Devo farmi un corso di aggiornamento perché in effetti sono rimasto un po' indietro. E niente, siamo ospiti di questa realtà della nostra provincia, che è stato vicino a noi geometri, sempre a disposizione, sempre, come dire, nella sua vasta gamma di programmazione, di programmi, di software che produce. Attinenti alla nostra professione, vanno dalla topografia alla ricostruzione, al calcolo, al via dicendo, ai compiti medici, alle contabilità. Quanti di voi hanno usato quando? Ricordo all'inizio, insomma, da passare da conta a quanto, insomma. E quindi ci è stato vicino a noi, e con questo noi nel fare questo convegno, già iniziato il mese di dicembre, dicevano che andremo a fare da voi per omaggiare questa azienda, a tal proposito abbiamo pensato di fare la data ricordo ad Antonio. Beh, questa non me l'aspettavo. Non come lo ho iniziato io.
Niente, solo grazie e poi lascio la parola ai miei colleghi. La parola in mano alle donne. Sì, gli ingegneri che hanno illustrato un po' la problematica. Sì, della... adesso lascio la parola un attimo alla mia collega Veronica, che illustrerà un pochino la nostra azienda, la realtà di Amish Group, e poi entriamo nel vivo, nel merito dell'incontro di oggi, che è sulla fatturazione elettronica. Come da programma faremo due parti, una parte puramente teorica e una parte un pochino più pratica. Visto che il nostro obiettivo è finire prima dell'una, non faremo pause, facciamo un paio di ore di interventi e poi vi liberiamo per ora di pranzo, va bene? La parola alla mia collega Veronica. Ok, buongiorno a tutti, mi chiamo Veronica, è un piacere di trascorrere con voi questa mattinata. Benvenuti qui ad Analyst Group. Io mi occupo ad Analyst Group delle relazioni internazionali. Ho contatti con i nostri partner all'estero, che hanno iniziato il programma di internazionalizzazione in questi ultimi anni, e ho contatti con l'America, l'Asia, il Sud America. Quindi voi mi chiederete a questo punto perché Veronica ci fa questa introduzione stamattina. L'ingegnere Iannucci mi ha chiesto di illuminarmi stamattina, io ho chiesto: ma come faccio a illuminare il colletto dei giorni di Avellino quando la mia realtà è completamente molto molto lontana dalla vostra? Io ho fatto una riflessione. Quello che vorrei fare con voi stamattina è toccare un tasto che mi tocca molto da vicino, che è quello di, appunto, di Analyst Group International, per spiegarvi un po' che cosa succede fuori. Nell'esperienza che ho maturato negli ultimi anni, avendo contatti con i vostri colleghi ingegneri, geometri all'estero, con aziende, con privati, ho giunto alla conclusione che molte volte noi pensiamo, andiamo all'estero, andiamo fuori, ci sono maggiori possibilità in Inghilterra, ci sono maggiori possibilità in America. Non c'è niente di più errato. Io lavoro a stretto contatto con queste aziende e vi dico che sulla base delle informazioni che ci scambiamo, sulla realtà che viviamo insieme, il professionista italiano è di un livello di gran lunga superiore a quello straniero. Il problema è nell'afferrare le opportunità. Noi diciamo fuori si sta meglio, fuori si vive meglio, ci sono maggiori possibilità. No, le possibilità ci sono ovunque. La risposta è nel saperle cogliere le possibilità, le opportunità che ci sono intorno. La risposta è per l'appunto nell'innovazione. Perché? Analyst Group si pone la condizione di fornire una risposta adeguata a quello che è il cambiamento della realtà che stiamo vivendo oggi, che per l'appunto un abbattimento epocale dei costi. Oggi le tecnologie sono diventate accessibili e alla portata di tutti, semplice in utilizzo. Vorrei farvi una domanda: chi di voi è familiare con la tecnologia drone? Qualcuno di voi ha iniziato a volare? No? Ok. Tutti univi di per terra ancora. Dobbiamo iniziare a volare, che dice? La tecnologia drone vi permette, con un volo di pochissimi minuti, con un software di post-elaborazione del dato, di ottenere risultati di altissima, di elevata qualità in pochissimo tempo o con budget molto ristretti. Lavorerete sicuramente con le stazioni totali, siete esperti, no? Quanto tempo ci vuole? Ci vuole più tempo. Quindi con un drone si alza 15 minuti, avete tutte le informazioni, tutti i dati per il processo, per la vostra elaborazione e per ottenere le informazioni di cui necessitate. A questo proposito vorrei anche dirvi che, aprendo a queste nuove opportunità, ampliate la gamma di servizi da offrire ai vostri interlocutori, diventate più proattivi, diventate più competitivi sul mercato, ampliando le vostre possibilità. La tecnologia drone si può utilizzare in diversi campi di applicazione, che vanno per l'appunto a quello in cui siete voi maestri di rilievo topografico, al rilievo fotogrammetrico, dalle ispezioni termografiche all'agricoltura di precisione. Noi siamo qui stamattina, se qualcuno di voi, incuriosito un po' da questa realtà, voglia porci qualche domanda, io, Vittorio, Fabrizio e i miei colleghi saremo lieti di trascorrere qualche minuto con voi e di rispondere alle vostre domande. Per ora vi lascio all'ingegnere Guarino, che vi illuminerà sulla fatturazione elettronica e vi annoierà molto meno di quanto abbia fatto io. Grazie.
buongiorno a tutti. Io sono l'ingegnere Antonella Guarino. Molti di voi già hanno avuto modo di conoscermi perché spesso tramite il Collegio dei Geometri ci invita per fare dei seminari su argomentazioni di interesse. A novembre abbiamo fatto 3 edizioni sulla certificazione energetica e adesso affrontiamo questa prima edizione sulla fatturazione elettronica. Spero che la troviate interessante in modo tale da riproporla anche in edizioni successive. Andiamo a vedere un pochino quelli che sono gli argomenti che tratteremo oggi. Oggi andiamo a vedere che cos'è la fatturazione elettronica, da quando è obbligatoria, tutte le caratteristiche e i contenuti, per poi entrare nel vivo di quelli che sono i soggetti coinvolti nella fatturazione elettronica. E poi vedremo tutto il processo, quindi dall'emissione alla trasmissione, il processo di invio, come avviene l'invio attraverso il sistema di scambio, la ricezione, la gestione delle ricevute e delle notifiche, perché noi dobbiamo sempre essere informati se la nostra fattura è andata a buon fine, e in ultimo parleremo della conservazione e dell'archiviazione sostitutiva, perché poi alla fine la fattura elettronica è un documento digitale ufficiale e quindi deve essere portato a conservazione. Che cos'è la fattura elettronica? La fattura elettronica altro non è che un file XML e rappresenta l'unica tipologia di fattura che attualmente viene accettata dalla pubblica amministrazione. Infatti, prima la finanziaria del 2008 e successivamente il decreto ministeriale del 2013 ci dicono che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni deve avvenire solo ed esclusivamente in forma elettronica e attraverso il sistema di interscambio. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi non dialoghiamo direttamente con la pubblica amministrazione, con l'ente verso cui noi stiamo fatturando, ma comunichiamo in modo indiretto attraverso il sistema di interscambio. Il decreto ministeriale 55 del 2013 invece stabilisce le regole per la corretta emissione, trasmissione, ricevimento della fattura elettronica e soprattutto ne definisce il formato. Quello che vedete qui alla vostra sinistra è un file in formato XML. Ovviamente questo file voi non lo vedrete mai, però dato che si sente sempre parlare della fattura elettronica, un file XML, abbiamo voluto farvi vedere uno strato del file, in modo tale che sapete di cosa stiamo parlando. Quello che invece vedete alla vostra destra è la traduzione del file XML in un formato più leggibile, che è quello che vi restituiscono i software, perché voi la fatturazione elettronica la fate con un programma. Il programma gestisce il file XML e a video vi mostra quello che vedete qui alla vostra destra, sicuramente in un linguaggio più comprensivo. Poi entreremo nel vivo di tutti questi aspetti che vedete qui, identificativo del trasmittente, il formato, il codice dell'amministrazione, vedremo poi tutte queste nomenclature, questi nomi, a cosa si riferiscono. L'obbligo. Da quando è obbligatoria la fattura elettronica? La fattura elettronica è obbligatoria dal 6 giugno del 2014 verso i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza sociale. Dal 31 marzo del 2015 l'obbligo è stato esteso a tutte le altre amministrazioni, centrali e non, ovvero tutte le amministrazioni che vengono incluse nell'elenco IPA. Noi se andiamo sul sito www.indicepa.gov.it possiamo vedere tutti gli enti che sono oggetto di fattura elettronica. Ovviamente questo sito viene costantemente aggiornato perché giustamente, come ha detto il Presidente, a oggi anche i collegi professionali, gli ordini professionali vengono gestiti attraverso la fatturazione elettronica perché sono degli enti a tutti gli effetti. Ma la sapete quale sarà la vera novità, salvo altre diverse disposizioni di legge? Che dal 1 gennaio del 2017 per le fatturazioni business to business tra i privati potremmo fare fattura elettronica, però relazioni business to business. Cosa vuol dire questo? Io posso emettere fattura verso un altro privato, ma l'altro privato deve essere dotato di partita IVA.
Quindi io emettitore posseggo partita IVA, chi riceve deve possedere partita IVA. Questo è l'unico requisito per poter emettere fattura verso i privati. Ovviamente è facoltativo, non c'è ancora l'obbligo. Infatti il decreto legislativo 127 del 2015, entrato in vigore il 2 settembre, ha stabilito proprio questo, che dal 1 di gennaio 2017 anche i privati avranno la possibilità di gestire la propria fatturazione in modo elettronico tra privati, però è facoltativo. Questo è quanto accadrà da qui a un anno, salvo altre diverse disposizioni normative. Entriamo nelle caratteristiche e nei contenuti della fattura elettronica. La fattura elettronica ha dei contenuti, ha un formato ben definito. Infatti questo file deve contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente che sono contenute nel formato della fattura PA che viene pubblicato ed è stato pubblicato e viene costantemente aggiornato sul portale www.fatturapa.gov.it. Quindi noi abbiamo tutta una serie di informazioni da inserire per poter emettere la fattura. Poi occorre garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto. L'autenticità e l'integrità del contenuto viene garantito attraverso la posizione della firma digitale. Quindi noi stiamo emettendo fattura, quindi abbiamo un file XML. Questo file deve essere firmato digitalmente e solo questo file firmato digitalmente noi lo possiamo inviare al sistema di Interstat. Infatti la trasmissione che noi facciamo tramite il sistema di interscambio è vincolata alla presenza del codice identificativo della pubblica amministrazione. Valutate che ogni pubblica amministrazione ha un proprio codice identificativo. Ci possono essere però dei casi in cui le pubbliche amministrazioni hanno più codici identificativi, questo perché al loro interno sono strutturati in dipartimenti. O pensate anche adesso a questa nuova finanziaria che vede scomparire piccoli comuni che vengono poi raggruppati in grandi comuni. Quindi avremo il nuovo comune che avrà il suo codice identificativo, ma altri codici identificativi di tutti gli altri sottocomuni che sono stati raggruppati. Oppure pensate alle università che sono suddivise in dipartimenti. La medesima università avrà più dipartimenti, quindi più codici identificativi, uno per ogni dipartimento. Generalmente il codice identificativo vi viene già fornito dalla pubblica amministrazione quando si va a stipulare un rapporto. Andiamo a vedere i contenuti. I contenuti della fattura elettronica in realtà sono di tre tipologie. Abbiamo delle informazioni obbligatorie in quanto rilevanti e indispensabili, altre indispensabili, ma essendo indispensabili sono obbligatorie. E riguardano tutte quelle informazioni per la corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il sistema di Interstat. E infine abbiamo quelle informazioni facoltative ma comunque importanti perché concorrono al processo di dematerializzazione della fattura. Qual è l'obiettivo della fattura elettronica? Prima di tutto quello di tutelare chi emette una fattura. Tutelare l'emettitore della fattura anche per ricevere un pagamento nei giusti tempi, entro i 30 giorni. E l'altro obiettivo è quello di effettuare una dematerializzazione dei documenti, perché oggi gli archivi sono pieni di questi documenti. Attraverso un processo informatico, quale quello della dematerializzazione dei documenti, si riesce anche a gestire meglio tutta la parte di archiviazione dei documenti che le pubbliche amministrazioni ricevono quotidianamente. Chi sono i soggetti coinvolti nella pubblica amministrazione? I più importanti siete voi, gli operatori economici, ovvero coloro che offrono un servizio alla pubblica amministrazione, quindi voi siete dei fornitori di beni o di servizi. Le pubbliche amministrazioni che effettuano operazioni collegate alla ricezione di una fattura elettronica e gli intermediari. Gli intermediari sono dei soggetti terzi a cui gli operatori economici possono rivolgersi per la corretta compilazione e trasmissione
questione della fattura elettronica. Faccio un esempio: voi siete un professionista, non avete il software per la fatturazione elettronica e piuttosto che acquistarlo preferite chiedere supporto al commercialista. Il commercialista è il vostro intermediario, sarà colui che emette e trasmetterà la fattura per conto. In questa immagine si capisce meglio come avviene la comunicazione. Al centro c'è il sistema di interscambio. Abbiamo alla vostra sinistra gli operatori economici, quindi coloro che effettuano una prestazione per la pubblica amministrazione e devono ricevere il contributo, che possono emettere quindi la fattura elettronica e inviarla al sistema di interscambio, oppure possono chiedere supporto agli intermediari. Gli intermediari emettono fatture e avviano al sistema di interscambio. Il sistema di interscambio dialoga con la pubblica amministrazione, quindi invia la fattura direttamente alla pubblica amministrazione. Vedete, queste frecce sono di andata e di ritorno, perché non solo comunichiamo per l'invio, ma poi dobbiamo attendere il messaggio di ritorno, ovvero la notifica di accettazione, la notifica di errore. Il sistema di interscambio effettua dei controlli e quindi sono le prime comunicazioni che inviamo noi. Successivamente il sistema di interscambio comunica con la pubblica amministrazione e quindi inviamo. La fattura viene analizzata dalla pubblica amministrazione e darà conferma all'SD e l'SD si metterà nuovamente in contatto con noi. Quindi vedete, è uno scambio di messaggi, uno scambio di notifiche. Entriamo un pochino più nel merito di come interagiscono questi tre soggetti. Operatore economico. L'operatore economico predispone la fattura nel formato XML, la sottoscrive con firma digitale perché deve garantirne l'autenticità e trasmette questo file all'SD. Nelle successive 24-48 ore riceverà una notifica di scarto, ricevuta di consegna, notifica di mancata consegna. In caso di notifica di mancata consegna, entro 10 giorni riceverà una notifica di consegna oppure un'attestazione di avvenuta ricezione con impossibilità di recapito. L'operatore economico, sempre entro i 15 giorni dal primo tentativo di invio, riceverà una notifica di esito, che potrà essere un'accettazione o un rifiuto del file. Tutti questi messaggi, vi ripeto, vi verranno forniti non dalla pubblica amministrazione, ma dal sistema di interesse. Quindi il sistema di interscambio cosa fa? Riceve la fattura, effettua dei controlli formali e se i controlli risultano superati, inoltre la fattura alla pubblica amministrazione. Se invece i controlli non risultano superati, invia una notifica di scatto con il relativo codice di errore, quindi invia una notifica di scatto e la motivazione per cui è stata scattata. Cosa succede se la consegna alla pubblica amministrazione fallisce? Nei giorni successivi, ovvero nei 10 giorni successivi, effettua nuovi tentativi di consegna. Se non riesce, vi manderà il messaggio che abbiamo visto prima di mancata consegna. A questo punto vi chiederete quali sono i controlli formali. Se ho sbagliato l'importo della fattura, a vostro avviso è un controllo formale? E se ho sbagliato la mia partita IVA? Se sbaglio il codice identificativo della pubblica amministrazione? Quindi i controlli sono sui dati fiscali, gli importi non vengono controllati. Gli importi però saranno oggetto di controllo da parte della pubblica amministrazione quando riceverà la vostra fattura. La pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione riceve la fattura e la processa. Entro 15 giorni dalla data del primo tentativo di consegna potrà inviare all'SD una notifica di esito che sarà sempre di accettazione o di rifiuto. Dopo 15 giorni dal primo tentativo di consegna, se non viene inviato nessun messaggio di notifica, si riceve una notifica di decorrenza dei termini. Una fattura scartata dall'SD, quindi esitata
segnalata negativamente dalla pubblica amministrazione destinataria può essere inviata nuovamente, senza la necessità di emetterne un'altra. La cosa fondamentale però è modificare il nome del file con la quale noi andiamo a inviare. Perché voi sapete benissimo che, come per le fatture cartacee, nel momento in cui una fattura deve essere annullata, voi dovete emettere una nota di credito. Anche qui, se una fattura elettronica viene annullata, motivo per un altro, poi dovete emettere una nota di credito in formato elettronico. Quindi, dato che a volte l'esito negativo può determinare da motivazioni diciamo non così gravi, noi abbiamo la possibilità di rimandarla andando a modificare semplicemente il nome della fattura. Nome della fattura, che non è di nostra fantasia, ve lo ricordo, ma anche il nome della fattura rientra tra quelle che sono le caratteristiche dettate da fattura PA, quindi il nome non è di fantasia, ma abbiamo una nomenclatura ben precisa. Ovviamente di tutte queste informazioni voi non vi dovete preoccupare più di tanto perché vi aiutano i programmi, cioè già il programma vi dà il nome corretto del vostro file XML. Qual è il corretto procedimento di invio? Allora, il primo step è creare la fattura elettronica, firmarla digitalmente e trasmetterla attraverso i canali di trasmissione. Cosa vuol dire questo? Io ho detto in una precedente slide che voi mettete fattura e la dovete inviare all'SD. Ma come si invia questa fattura all'SD? La possiamo utilizzare, la possiamo inviare utilizzando i canali di trasmissione consentiti. Che sono? La posta certificata, che alla fine è il canale di invio maggiormente utilizzato perché tutti noi professionisti siamo muniti di PEC. Oppure possiamo utilizzare questi quattro servizi che vengono offerti direttamente l'SD. L'SD offre questi servizi, ad esempio invio via web, dove l'SD mette a disposizione un'applicazione sul web per l'invio della fattura, o questi altri tre servizi che vedete qui sotto. Ovviamente per utilizzare i canali di trasmissione offerti direttamente dall'SD occorre prima essere accreditati dall'SD. Andiamo a questo punto a vedere quali sono le funzioni dell'SD. L'SD riceve la fattura elettronica, effettua un controllo formale e segnala al mittente la mancata presa in carico della fattura in caso di un esito negativo se i controlli risultano non superati, se invece i controlli risultano superati segnala al mittente l'avvenuta presa in carico della fattura e poi consegnerà le fatture elettroniche all'ufficio della pubblica amministrazione. Chi gestisce questo SD? L'SD viene gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate che ha il compito di coordinare l'intero sistema informatico della fiscalità, controllare la gestione tecnica dell'SD, vigilare sul corretto trattamento dei dati, perché poi alla fine viaggiano comunque informazioni fiscali riservate, e tutta la gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema delle entrate. Allora, abbiamo visto la nostra emissione di fattura, abbiamo visto come inviarla all'SD. A questo punto dobbiamo vedere la pubblica amministrazione come riceve la nostra fattura elettronica all'SD. La può ricevere sempre tramite una posta certificata, quindi l'SD invia sulla loro posta certificata, oppure anche le pubbliche amministrazioni si possono avvalere di servizi offerti dall'SD. Anche la pubblica amministrazione per usufruire di questi servizi deve essere prima accreditata dal sistema di interstato. Quindi la pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto la fattura attraverso dei canali che abbiamo appena visto, può esplicitare l'accettazione o rifiuto della medesima. Allora, abbiamo visto che tutta questa procedura di invio è gestita attraverso dei messaggi, delle ricevute di notifica. Quindi tutti i canali di trasmissione della fattura elettronica prevedono dei messaggi di ritorno. Quindi vuol dire che io o utilizzo la PEC o utilizzo i servizi offerti all'SD, in ogni caso riceverò dei messaggi di ritorno, di consegna o di rifiuto.
L'SD utilizzerà un sistema di comunicazione sempre e solo basato sull'invio di notifiche, quindi non abbiamo possibilità di dialogare con loro verbalmente. Le immagini che vediamo adesso schematizzano meglio quello che vi ho prima raccontato. Allora, alla vostra sinistra iniziamo con l'operatore economico. L'operatore economico ha redatto la sua fattura elettronica, l'ha firmata digitalmente, tramite PEC, che credo che sia il canale utilizzato maggiormente, trasmette la fattura all'ST. L'ST effettua dei controlli. Se i controlli risultano superati, inoltra la fattura. Se invece i controlli non risultano superati, rimanda una notifica di scarto all'operatore. Allora, il sistema di interscambio ha controllato la nostra fattura, il controllo è positivo, quindi risulta superato. Cosa succede? Inoltra. Ora, l'inoltro alla pubblica amministrazione può riuscire. Se riesce, la pubblica amministrazione riceve fattura e effettua una verifica sulla fattura. Se invece l'inoltro non riesce, cosa succede? Succede che l'SD invia una notifica di mancata consegna. Anche in caso di inoltro, l'SD è tenuto a mandare una comunicazione, una ricevuta di consegna. L'ultimo step è quello che ci riguarda, perché a questo punto ci devono pagare. La pubblica amministrazione ha controllato la nostra fattura, la verifica è superata, si attende solo il pagamento. Dall'altra parte però cosa succede? La pubblica amministrazione invia una notifica di accettazione e questa notifica di accettazione ci verrà inviata a noi dall'ST. Se invece la verifica fatta dalla pubblica amministrazione non risulta superata, tipo abbiamo sbagliato l'importo, cosa succede? La pubblica amministrazione manda una notifica di rifiuto, notifica di rifiuto che ci verrà comunicato direttamente dall'esercizio. Come vedete, i messaggi che si ricevono sono diversi, quindi bisogna tenere monitorata tutta la storia della nostra fattura elettronica. Quelli che vediamo qui sono dei possibili messaggi di errore che ci comunica l'SD. Come abbiamo detto, l'SD fa un controllo formale. Controlli formali, vedete, nome file non valido. Erroneamente abbiamo cambiato il nome del file senza accorgercene. Ripeto, il programma che voi andate a utilizzare già vi dà la corretta nomenclatura. Però può capitare, è un file, mentre si salva, si scrive sopra e quindi il nome risulta non valido, quindi non conforme a quello che è il format fornito da cui abbiamo. Nome file duplicato. Io invio due volte la stessa fattura. Codice 03, dimensioni del file superano quelle ammesse, perché noi parliamo di file in formato elettronico e devono rientrare in determinate dimensioni. Il nome di file duplicato in effetti annulla le due, annulla la doppia. Annulla la doppia, non quella corretta. File non integro, codice 102, file non integro, si è corrotto durante il mio, capita quante volte le nostre più semplici mail di testo subiscono delle modifiche durante il lungo. Oppure, cosa che è accaduta, certificato di firma digitale scaduto revocato. Quindi erroneamente avete utilizzato la vostra firma digitale e non vi eravate accorti che era scaduta o che vi era stata revocata nel frattempo. Queste sono altre tipologie di codici abbastanza frequenti. Allora, abbiamo visto come si emette, come viene gestita dall'SD e a questo punto però rimane un ultimo step, la conservazione. Come vi ho anticipato prima, anche le fatture elettroniche sono soggette a una conservazione. La vostra fattura cartacea voi cosa fate? La stampate e la conservate per 10 anni. La fattura elettronica è un documento fiscale a tutti gli effetti e quindi deve essere portata in conservazione. Ma a questo punto vi chiederete come si conserva un file elettronico per 10 anni. Adesso lo vediamo. Prima però analizziamo un po' la normativa che c'è alla base. Prima di tutto la legge di stabilità del 2013 ha stabilito che le fatture elettroniche devono essere conservate in conformità alle disposizioni del decreto legislativo del 2005 che riguarda il codice dell'amministrazione digitale.
ma la normativa in realtà era già nata prima. Infatti, con la legge 244 del 2007 fu stabilito che è obbligatorio conservare elettronicamente le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Il decreto del Consiglio dei Ministri del 2013 stabilisce che la conservazione sostitutiva obbliga a conservare digitalmente per 10 anni tutti i documenti digitali fiscali ufficiali, importanti ai fini fiscali. Cos'è la fattura elettronica? Ora dite voi, ma io come faccio a questo punto a conservarla? In questo ci viene incontro il decreto ministeriale del 17 giugno del 2014. Perché uno ci stabilisce che noi abbiamo 3 mesi di tempo per portare a conservazione le fatture dalla chiusura dell'anno fiscale. Quindi tutte le fatture elettroniche che voi avete emesso per l'anno 2015 le dovete portare a conservazione entro il 31 marzo del 2016. Avete 90 giorni di tempo. Il decreto 17 giugno 2014 però abolisce l'invio all'Agenzia delle Entrate dei file contenenti tutte le informazioni, quindi tutti i documenti portati a conservazione. Quindi quello che voi portate a conservazione non lo dovete più comunicare all'Agenzia delle Entrate. Mentre viene introdotto l'obbligo di comunicare in sede di dichiarazione dei redditi che voi state portando a conservazione elettronica dei documenti ufficiali in formato elettronico. Come si fa questo? Quando voi effettuate la vostra dichiarazione dei redditi, vedete, questo è uno stralcio per le persone fisiche, al rigo RS 140 c'è proprio la dicitura conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari. In questo rigo bisogna porre codice 1. Attraverso questa operazione noi stiamo comunicando all'Agenzia delle Entrate che noi portiamo a conservazione dei documenti elettronici. Questo per ulteriori controlli fiscali. Ma altra cosa fondamentale a questo punto è anche il pagamento del bollo virtuale, perché la fattura elettronica, come la fattura cartacea, ha un bollo. Per quella cartacea era semplice, noi andavamo al nostro tabacchino, compravamo il valore bollato di 2 euro, lo mettevamo sopra e il problema si risolveva. Qui invece noi no, noi apponiamo un bollo virtuale sempre di 2 euro, insomma adesso non so l'importo preciso al momento. Anche il bollo virtuale però noi lo dobbiamo pagare. E come si paga? Si paga attraverso il modello F24 e entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno fiscale. Quindi tutti i bolli virtuali che voi avete messo sulle fatture elettroniche emesse nell'anno 2015 lo dovete versare attraverso l'F24 entro il 30 aprile del 2016. Quindi avete 120 giorni di tempo per versare. Andiamo a vedere quali sono gli obblighi. L'emittente di voi dovete obbligatoriamente adottare la conservazione elettronica per le fatture emesse presso la pubblica amministrazione. Queste fatture devono essere numerate in uno specifico sezionale per essere portate a conservazione sostitutiva. Che vuol dire questo? Le fatture che voi portate a conservazione sostitutiva devono essere in numeri progressivi. Cioè io devo portare la fattura 1, 2, 3, 4 e a seguire. Non posso portare la 1, la 2, la 5, la 8, no. Non ci possono essere dei buchi. Quindi se voi utilizzate la stessa numerazione, nomenclatura della numerazione, dovete poi portare a conservazione e sostitutiva anche le vostre fatture cartacee. E capite, la situazione si complica. Quindi bisogna avere due sezionali diversi. Ad esempio avete FA per indicare che è una fattura elettronica, 1, 2, 3 a seguire, e la classica numerazione che voi utilizzate per le fatture cartacee, quindi tenetele sempre insieme. Infatti, se la fattura chiave sulla pubblica amministrazione segue la numerazione di quelle cartacee, c'è l'obbligo di portare a conservazione sostitutiva anche questa. E questa è una modalità, diciamo, non consigliata. Come può avvenire la conservazione sostitutiva? La conservazione sostitutiva può avvenire in house o outsourcing. In house che vuol dire? Vuol dire che viene eseguito all'interno della struttura organizzata del produttore di fatture PA o di altri documenti informatici.
outsourcing in cui noi deleghiamo a soggetti terzi, che possono essere pubblici o privati, quest'onere. Questi ultimi però devono essere obbligatoriamente accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Faccio un esempio: se voi per esempio non volete conservare le vostre fatture in house, quindi presso casa vostra, presso il vostro studio, potete chiedere a noi, faccio un esempio, a Analista Group, di portarvi a conservazione sostitutiva le fatture. Però la prima cosa che dovete verificare è se noi, Analista Group, rientriamo tra i soggetti terzi autorizzati, quindi accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Perché poi qual è lo scopo della conservazione sostitutiva? È comunque di garantire l'integrità nel tempo di una fattura in formato elettronico, quindi di un file elettronico, parliamo di documenti informatici. Quindi la conservazione è ovvio che deve essere fatta con un certo criterio, bisogna utilizzare determinati strumenti perché noi poi ne dobbiamo garantire l'integrità per eventuali controlli per i prossimi 10 anni. Quindi chi sono i soggetti coinvolti nella conservazione sostitutiva? Il produttore, ovvero la persona fisica o giuridica che produce il pacchetto di versamento. Viene definito pacchetto di versamento quel pacchetto che noi portiamo a conservazione. Pacchetto perché all'interno ci sono tutta una serie di informazioni e non solo i nostri file delle fatture elettroniche. L'utente, ovvero persona fisica, ente o sistema che interagisce con un sistema di conservazione al fine di recuperare le informazioni, le fatture elettroniche archiviate con i relativi contenuti. E l'ultimo, ma non per importanza, perché poi il soggetto più importante è il responsabile della conservazione, ovvero il soggetto responsabile di tutto l'insieme delle attività e delle regole tecniche per il sistema di conservazione. Il responsabile della conservazione è un soggetto che ha il compito di gestire il processo della conservazione e di monitorarne la corretta funzionalità dello stesso. Viene identificato con il contribuente. Però questi può anche disegnare un soggetto terzo, come abbiamo visto prima per l'emissione della fattura, per la cura e la responsabilità della tenuta degli archivi informatici. Tra i principali compiti, il più importante, poi ritorniamo su questa slide, è quello di predisporre il manuale della conservazione. Allora, supponiamo che voi volete conservare le vostre fatture elettroniche presso il vostro studio. Voi siete responsabile della conservazione e dovete redigere il manuale della conservazione. Dico voi, ma non lo farete mai carta e penna, ci sono i software che vi aiutano in questo, però voi dovete sapere quale informazione scrivere nel manuale. Quindi voi dovete predisporre il manuale della conservazione. Questo manuale conterrà una serie di informazioni. Conterrà informazioni di come state portando a conservazione sostitutiva, quindi del metodo che utilizzate per la conservazione, degli strumenti, quindi supporti informatici che voi utilizzate. Dovete poi garantire che questi supporti informatici vengano conservati in modo integro e soprattutto dovete fare in modo che quando viene l'organo ispettivo, attraverso il vostro manuale di conservazione possa reperire tutte le informazioni, perché in caso di un controllo vi viene la guardia di finanza, non è che dovete prendere tutto il pacco e darlo, no, voi darete il vostro manuale della conservazione, attraverso questo documento gli organi preposti al controllo recupereranno tutte le informazioni necessarie per le loro verifiche. Questo è il compito più importante del responsabile della conservazione, ma in realtà questo soggetto ha anche altri compiti, tipo definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in conformità alla normativa vigente, gestire il processo di conservazione e garantirne nel tempo la conformità alla normativa, effettuare monitoraggio sulla corretta funzionalità del sistema di conservazione, assicurare la verifica periodica con una cadenza non superiore ai 5 anni dell'integrità dell'archivio e della loro leggibilità. Deve adottare misure di sicurezza per conservare tutto ciò che noi mettiamo a disposizione nel sistema di conservazione e assicurare che agli organismi competenti per le attività di vigilanza possano reperire tutte le informazioni necessarie per effettuare i loro controlli
predisporre il manuale e aggiornare costantemente il manuale in base ai cambiamenti dettati dalla normativa o cambiamenti procedurali della stessa. Quindi, ritornando, quali sono le informazioni che obbligatoriamente dobbiamo inserire nel nostro manuale? Dobbiamo inserire il nominativo di chi predispone le fatture, quindi l'operatore economico. Dobbiamo indicare il soggetto responsabile dell'archiviazione, che potrà essere l'emettitore, quindi l'operatore economico, o una terza persona. Il luogo della conservazione, cioè dove fisicamente queste fatture elettroniche sono collocate. Bisogna descrivere le architetture e le infrastrutture utilizzate per la conservazione e anche le misure di sicurezza adottate, perché noi per 10 anni dobbiamo garantire l'integrità di questo documento, del pacchetto di versamento. Le informazioni utili alla gestione e alla verifica del funzionamento del sistema di conservazione. Come a questo punto si fa? Abbiamo detto prima che bisogna fare la conservazione sostitutiva in base a delle regole precise dettate dalla normativa. La conservazione sostitutiva quindi è tutta una procedura legale regolamentata dalla legge italiana. Legge italiana che utilizza lo standard sincrono, supporto all'interoperabilità della conservazione e del recupero degli oggetti digitali, questa diciamo l'esplicitazione della sigla, introdotto dalla norma UNI 11.386 del 2012. Quindi questo standard sincrono ci detta le regole per la corretta conservazione sostitutiva, quindi come bisogna gestire il nostro pacchetto di versamento. Lo standard sincrono ci gestisce anche una serie di informazioni, quello che vi dicevo prima. All'interno noi avremo un file IPDA che contiene tutta una serie di informazioni che riguardano il pacchetto oggetto della nostra conservazione. Un file MORINFO che contiene tutta una serie di metadati, nomi, cognomi, partita IVA, codici fiscali, che possono essere utilizzati nella ricerca di fatture all'interno del nostro pacchetto di versamento. E in ultimo l'elenco dei file delle singole fatture. Ecco perché vi dicevo prima, qui è importante avere un sezionario, una nomenclatura delle nostre fatturazioni elettroniche diverse, perché dobbiamo garantirne una conseguenza della numerazione. Inoltre, cosa abbiamo detto prima? La normativa ci dice che noi abbiamo 90 giorni di tempo per portare a conservazione le nostre fatture elettroniche dalla chiusura dell'anno fiscale. A questo punto dite voi, ma io se la faccio ad aprile, chi mi viene a controllare? No. Voi, in ogni caso, dovete marcare temporalmente il vostro pacchetto di versamento. Quindi dovete apporre una marca virtuale. Questa marca virtuale, la marca temporale e virtuale, è un servizio come la vostra firma digitale. Ma nel momento in cui apponete questa marca, cosa succede? Succede che il vostro file risulta fermo a quel giorno. Io sto dicendo che oggi, 21 gennaio 2016, alle ore 10.55, ho chiuso il mio pacchetto di versamento, ho portato a conservazione sostitutiva tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015. Quindi non si può scappare. Un po' di numeri. Perché è nata la fatturazione elettronica? Prima di tutto perché gli uffici pubblici sono circa 53.000 e i fornitori della pubblica amministrazione sono circa 2 milioni di imprese e il numero di fatture addirittura arriva a 60 milioni. Pensate quanti fogli di carta ci sono. Ovviamente questi dati ci sono stati forniti direttamente dall'Osservatorio Politecnico di Milano. Quindi attraverso la fatturazione elettronica si ha un risparmio per tutti. Infatti viene stimato un risparmio minimo da 3 agli 8 euro per fattura. Perché voi mettendo una fattura elettronica risparmiate la stampa, l'imbustamento, il francobollo, la spedizione, le relazioni con la pubblica amministrazione perché non le dovete gestire per voi. Io credo che quanti di voi hanno avuto difficoltà a comunicare con una pubblica amministrazione? Ore e ore di attesa al centralino per parlare del responsabile amministrativo. Adesso abbiamo chi lo fa per noi, se ne occupa il sistema di interscambio. E poi anche l'archiviazione,
Pensate, abbiamo detto prima che le fatture emesse sono circa 60.000, 60 milioni di fatture. 60 milioni di fatture è un bel po' di carta. Quindi si risparmia anche in depositi che hanno un costo della pubblica amministrazione. Allora, io con questo avrei concluso, perché abbiamo trattato diversi argomenti, dall'obbligo della fattura elettronica a come si predispone, quali sono i contenuti, come la dobbiamo inviare, come comunichiamo con la pubblica amministrazione e come la portiamo a conservazione. Vi ho anche detto che tutto questo procedimento è giusto che voi lo conosciate, ma viene gestito con l'ausilio di un programma, di un software. Ora, visto che siete ospiti di Analyst Group, vi tocca vedere il nostro programma di fatturazione elettronica. Quindi adesso vedremo con il mio collega, il dottor Biscione, come si fa una fatturazione elettronica, si emette una fatturazione elettronica con il nostro programma e vedremo fino alla conservazione sostitutiva delle stesse. Se avete qualche domanda? Io ho capito, effetti, noi dovremmo essere esperti, diciamo, attenti nel sito della fattura elettronica, a livello proprio di numerazione. Perché probabilmente si sono proprio questi tempi. Cioè noi quando facciamo la fattura per la pubblica amministrazione, ecco, l'attenzione diventa magari FA e numeriamo una, indipendentemente dal numero che ci troviamo con la numerazione normale, no, noi abbiamo fatto 20 fatture. Allora, lei emette in un mese 20 fatture. 10 verso la pubblica amministrazione e 10 verso il privato. Lei dovrà avere FA 1, FA 2, FA 3 e così a seguito. Poi lei avrà le sue fatture 1, 2, 3 e così via. Sono separate e deve essere conseguenziali. E questo infatti probabilmente perché io so che voi da qualche po' di tempo non ho fatto questo tipo di suddivisione. E quindi lei a fine entro i 90 giorni dovrà portare a conservazione anche le fatture cartacee. Ora un altro problema che mi si pone, spesso capita che l'interscambio istituisce la fattura per qualcosa che non è passato. Quindi il primo controllo formale è stato non superato. Nel riproporre la fattura io devo sostituire anche il numero perché. No, lei ha la possibilità di mandare la stessa, deve solo modificare il nome. Ritorniamo all'esempio. Il nome significa che io devo mettere, se io tenevo FA 004 e poi metterci un numero successivo. No, quello è il numero della sua fattura, quello rimane il medesimo. Noi ci riferiamo al nome del file XML che però genera il programma. Adesso lo vediamo proprio il file XML come si chiama. Dottor Biscione esterno, no? Allora, questo qua sono delle fatture generate. Questa qua è la nomenclatura del file, vede? Il nome del codice fiscale, il prefisso della nazione. Poi c'è il codice fiscale comunque o partita IVA. O partita IVA, codice fiscale. Poi vede, c'è un underscore 333. Questo è un progressivo di invio che può essere separato da quella della fattura elettronica. Cioè se lei invia la fattura numero 2 e le torna indietro perché formalmente è sbagliata, può rinviare la stessa fattura, però deve cambiare questi numeri qua, 333, metterà 334. Normalmente io l'ho abbinato al numero di fattura, se mi sono fatto il numero di fattura lo potrebbe pure fare, però non è vero, perché se rinvia due volte la fattura numero 2, si tornerà indietro una volta dicendo che il file è duplicato. Perché lei metterà. No, ma lui cambiava, dottore, lui cambiava il numero di fattura. No, io non cambiavo. Il numero di fattura se non è stato accettato, non potrebbe cambiare. Perché è il numero che fai? Esattamente, però normalmente il numero del file era subordinato al numero della fattura. Normalmente io mettevo, se facevo il numero 5 e mi usciva fuori il codice della partita IVA con 005 la fattura. No. Nel momento in cui io devo rimandarla, capisco che non devo, non vado a modificare la fattura, però devo modificare per poi la conservazione, ecco, mi pone il problema. Quando io vado a conservare la fattura, mi si conserva questo file, quindi per riconoscerlo io tenevo riferimento alla. Devi conservare il file che hanno accettato la fattura. Però normalmente io lo abbinavo. Ma non deve cambiare il numero di fattura però da quando lo accetta, ok? Deve cambiare il nome del file, per il nome del file deve cambiare solo questi. Nel nostro caso sono tre numeri, 333, metterà
può prendere, allora lei invia questa fattura con il maggior rapporto, ok, le torno indietro perché dice che per esempio manca la partita IVA. Sistema non accettato. Non accettato, formalmente non accettato, quindi al comune non è arrivata proprio. Ok. Io posso banalmente, mi correggo la fattura, veramente il programma, se c'ho male, attendo così che serve. Rinomino questo file, faccio 334 e lo rinvio. Era giusto per la questione di praticità. Sì. Allora io quando diciamo, generavo la fattura, la generavo con la 33, che era il numero di fattura minimo. Quindi coincidevo il numero di minimo. Anche per la questione di, diciamo, di poi riscontro con il numero. Nel momento in cui io vado a sostituire il numero, dovrei mettere un numero successivo. Che non mi corrisponde il numero del file o il numero della fattura? No, parliamo sempre del numero del file, in questo caso, diciamo che la fattura non l'abbiamo. Scusi dottore, ma il nome del file è soggettivo. Soggettivo. Cioè se invito, cioè faccio la mia fattura. Sì, è soggettivo dalla partita. Beh, nel caso suo lui la faceva corrispondere al numero di fattura per una cosa varia. Ci metterà 33 che il numero di fattura barra 2. Cioè, lo vuoi nominare come vuoi, Fabrizio. Sei collegato a quei tre numeri che ci hanno come finalità. Sì, ma dopo il dottore ha detto che se non l'accetti, io posso cambiare anziché 333, posso mettere 334 oppure posso mettere anche 333 barra. La questione è tua, la questione di archiviazione è tua. Per poi quando trovi quante distanze di tempo devi giustificare quel numero. E scrivi bis. La ricerca delle fatture viene fatto sul nome del file, vengono fatte attraverso il file delle calate, dopo magari faccio un esempio extra, vi faccio vedere come magari dice il cambiamento. Allora, questo qui è il nostro programma, chi lo già lo conosce, la gestione delle fatturazioni, ci cioè sia fatturazione cartacea e sia fatturazione elettronica. Noi vediamo nello specifico oggi la fatturazione elettronica. Il programma ci permette, adesso non scendo nel dettaglio, cioè ci permette di gestire l'archivio clienti, l'archivio degli articoli, ci può portare dei preventivi, abbiamo delle proiezioni dati sulle fatture fatte, che ne so, un evento del mese, periodo di rilevazione. Motivo in più. Sì, che titolo non ci sono. Periodo di rilevazione. Cioè posso avere delle situazione statistiche su ciò che sto fatturando. Noi andiamo qui, voglio fare una fatturazione elettronica, clicco qui, fattura elettronica, e vado a compilarmi la mia classica fattura. Come vedete il programma qui ci dà già il prossimo numero corretto per la fatturazione elettronica che è 4/E nel nostro caso. Questo qui è il protocollo della fatturazione elettronica numero 4, evidentemente ne ho fatte altre tre prima. Se vado a fare la fattura cartacea, che ci vede, c'è un altro numero, 1/ nel nostro caso qui per la fatturazione elettronica, mettiamo il protocollo. Classica compilazione, vado a cercare il cliente, comune di Mercogliano potrebbe essere, vado a fatturare la mia prestazione, posso prendere diciamo, una prestazione che ho un archivio perché magari c'è una prestazione che faccio su diversi committenti, oppure la scrivo liberamente, vado a mettere l'importo, viene compilata la fattura con tutti i calcoli cassa, caso sarà cassa previdenza assistenza geometri. È importante mettere questa dicitura corretta perché è uno dei dati che viene passato attraverso la fatturazione elettronica. Se diciamo per sbaglio non scrivo così cassa previdenza assistenza geometri, ma scrivessi casse previdenza già non passa, cioè questa è una di quelle cose che a volte può portare ad errore. Si deve applicare dedotta di nuovo dal conto, che è una fattura di 634,40 euro. La salvo, la 4. Ce l'ho nell'archivio del programma. Ora la voglio mandare al comune, clicco qui su fatturazione elettronica, inserisco gli ulteriori campi necessari per la fatturazione elettronica. Noi qui diamo i campi necessari. Il formato prevede oltre 300 campi, noi normalmente non usiamo oltre 300, tanto quelli più.
il codice destinatario, come diceva la collega, è in pratica il codice dell'indice delle pubbliche amministrazioni. Noi abbiamo un comodo archivio interno che si aggiorna automaticamente, che aumentano o possono comunque cambiare nel tempo. Del comune di Mercogliano, ad esempio, ci sono tre uffici. Noi naturalmente quando facciamo fattura elettronica sappiamo già in genere qual è il codice a cui la devo inviare. Diciamo che io la mando al comune di Mercogliano qui su questo codice fiscale, codice IVA UFCK59. Inserisco le informazioni sull'IVA, per esempio nel nostro caso sarà un'IVA immediata, informazioni del tipo la ritenuta se l'ho applicata. Non l'abbiamo applicata, infatti dovremmo. Facciamo la copia di due. Allora, la modifichiamo questa qui. Ovviamente qui il calcolo ci viene aggiornato, la risalvo, vado a compilare ancora la fattura elettronica. Allora, il tipo di ritenuta persone fisiche, la causale pagamento ritenuta, in genere è la. Se avete dei dubbi basta cliccare qui e ci sono le diciture sulle varie lettere. A è prestazione di lavoro autonomo rientrante nell'esercizio di atti o professione abituale. Vado ad inserire, a specificare gli estremi di pagamento, pagamento completo, la modalità potrebbe essere bonifico, i dati della banca su cui verrà versato il bonifico e clicco su OK. Il programma adesso sta facendo una serie di controlli formali che noi già facciamo prima di inviare la fattura, in modo tale evitiamo quegli errori al massimo, cerchiamo di evitare quegli errori formali che ci restituisce il sistema di interscambio. E abbiamo quindi l'anteprima della nostra fattura elettronica. Ci sono tutti i dati che abbiamo messo nella fattura più i dati della fattura elettronica specifica. Vedete, qui c'è l'identificativo del trasmittente, che sarei io, ho visto il mio codice fiscale. Vedete, questo qui, tornando al discorso di prima, questo qui è il progressivo di invio Q9, cioè nel nostro caso adesso il programma sta generando il file IT RS eccetera eccetera underscore Q9. Tornando al discorso di prima, se io riprendo questa fattura e clicco nuovamente su fattura elettronica, magari non modifico nulla, verrà generato un progressivo invio Q10, ok? Anche se il numero di fattura è la stessa, appunto per evitare il problema di avere quell'errore file pubblicato, ok? Quindi è in automatico. Ce lo fa stesso il programma. Ogni volta che io genero una fattura elettronica, per convenienza viene generato un progressivo rinvio sequenziale, che non deve necessariamente corrispondere al numero di fattura. Per comodità, ma qualcuno per essere, diciamo, se lì abbiamo, viene salvato oppure viene cancellato. Viene messo come nel nome del file. No, se noi riapriamo, non modifichiamo niente, detto così che richiudendo. Passa sì, più 10, sì. Qualcuno ha, cioè non lo troviamo no, più. No. Ma non importa, quel progressivo è un numero appunto progressivo che non deve necessariamente seguire il numero di fatture, che comunque io posso anche saltare. È giusto un modo per evitare file duplicati. Ce lo fornisce, che so. In genere lo fornisce il comune. Comune, oppure ci sta un invito dove si vanno a scaricare. Dopo magari ci diamo uno sguardo, c'è il sito dell'IVA, l'indice delle pubbliche amministrazioni. Noi nel programma prendiamo le informazioni proprio dal sito dell'IVA. Se le apre il programma, ogni 15 giorni le chiede di aggiornare l'elenco dell'IVA. L'elenco dell'IVA è l'indice delle pubbliche amministrazioni, troviamo informazioni sugli enti che utilizzano la fattura elettronica.
codice fiscale, il responsabile chi è, il suo petto qual è. Magari dopo ci diamo solo la mano del fatto che non più. No, deve starci per forza. Il numero è amministrazione. Non ci sono. Il numero non glielo so dare, però non credo sia un tutte fino al marzo 2014 erano il 30%, erano solo i grandi enti, tipo gli enti di ricerca, i ministeri, poi sono entrati degli enti locali, credo che l'abbiano censito, anche perché io per mandare una fattura elettronica ho bisogno di quel numero, quindi credo che sia per forza di tutto. Per il salvataggio adesso di questa fattura, materialmente che facciamo? Di là che il programma già sta salvato, in automatico facciamo il salvataggio, dove lo... No. Sì, un attimo. Allora, ti controllo l'accendamento l'anteprima, perché questi saranno i dati che io trasmetto. Quindi sono i dati, diciamo, ufficiali, una volta accettato io trasmetto il comune. Qua c'è i dati di riepilogo, la prestazione che sto fatturando, e tutti i dati e i dati del pagamento. Una volta controllati e sono sicuro di quello che sto inviando, basta cliccare qui salva. Il programma ci dice: guarda, la procedura non è terminata perché io ti genero il file XML, tu lo dovresti firmare e poi inviarlo al sistema di interscambio. Tramite uno di quei sistemi che abbiamo visto prima, quello forse il più comodo per noi è la PEC. Scusa, sì. In questo caso quando va firmato la firma digitale, sì. Nel caso di uno studio associato, sì. Chi la firma? A chi va fatturato? Chi sta fatturando? Vabbè, in questo caso sta fatturando lo studio, però la firma digitale non è che ce l'ha lo studio, almeno fino adesso. Sei l'operatore, no? Cioè tu sei, tu hai utilizzare quello dello studio e quindi firma il nome dello studio. No, questo problema viene risolto a monte, perdonatemi, viene risolto da chi le ha rilasciata la firma digitale. Ok, per esempio, no? Lo studio associato è un ente giuridico, però alla base c'è una persona. Quando lei va alla Camera di Commercio, esce studio associato Guarino Viscione, però sotto c'è il referente. Ok? Quindi questo problema non se lo deve porre, perché nel momento in cui ha la sua firma digitale è dello studio, ma c'è sempre un soggetto referente, come anche le aziende, Analyst Group, SRL, quindi legale. Nel mio caso io ho la firma digitale e i documenti catastali, ho inviato i documenti catastali. Quella è sua, è personale, sì. Poi ne avrà un'altra dello studio associato. Ne devo avere un'altra. Non necessariamente. Se utilizza la sua, il soggetto emettitore è lei. No, il soggetto emettitore non è quello studio sociale. Nella figura di. Pasquale, dopo di ringraziare dal comune, come studio, c'è un tanto per Pasquale Pasquale. Poi lo studio vecchio, tu sei lo studio associato. Sì. Oh, quindi c'è un fatto lo studio associato, quello di firma, come firmi il progetto, no? Firma la stessa cosa come la firma di Gialetto, non ci sono più problemi, non così più. È la stessa così cosa, sì. No, figura e firma è sempre del soggetto. Invece, la fattura è intestata, che ne so, a studio associato, Pinco Pallino. E poi l'importo deve essere giusto. Però la firma digitale personale mia, Pasquale Baltà. Si può recuperare per lo studio associato. Sì, ma per l'importo di studio associato è quello che c'è già dietro. Vediamo la lingua, ad esempio, al 5% o al 4%. La fatturazione associato, lo gestisce lo studio associato. Era questo, magari, questo lo studio associato infatti gestisce due casse, cioè se io nel programma ci sono le opzioni vado a mettere il programma, c'è l'opzione studio associato e posso utilizzare due casse. Per esempio che abbiamo fatto, abbiamo utilizzato una cassa, quella del geometri, al 4% se non faccio questo. Però se io metto studio associato posso utilizzare due casse, oltre poi a quella del BIOS ancora, in realtà sarebbero tre casse. Allora, il programma sta dicendo che in pratica ci ha accelerato il file XML per la fattura elettronica. Ci dice guarda te l'ho salvato qui e me lo evidenzia. Io per comodità, lui lo mette, il programma lo mette con una cartella di default, io per comodità lo prendo e lo piazzo sul desktop, prendo l'avviamento digitale e lo firmo elettronicamente.
prossimo passo, apro la mia PEC ed invio il file firmato in allegato all'indirizzo SD. La prima volta viene inviato all'indirizzo sd01@fatturapa.gov.it. La prima volta viene inviato lì, cioè la prima volta che faccio fattura. Il sistema, quando mi risponderà, o perché la fattura è passata o perché c'è un errore, mi risponde e comunque mi dice: guarda, per le prossime trasmissioni il tuo canale è questo, che sarà ad esempio sd10@fatturapa.gov.it oppure sd04, non è il suo caso. Cioè la prima volta viene inviata a quell'indirizzo, le prossime alla prima risposta le viene assegnato un canale particolare. Cioè, quindi okay? Solo la prima fattura. La prima va lì, poi si immagina ci sono milioni di fatture che passano al giorno, quindi per garantire l'invio delle mail vengono un poco separate nelle caselle di posta. Questo è la. Posso fare un'osservazione? Sì. Probabilmente il passaggio che lei ha fatto per postarla dalla cartella sul desktop, sì, ci crea qualche problema quando firmiamo con la firma digitale. Perché la firma digitale rigenera il file sulla stessa cosa e sul desktop trova spesso delle incongruenze. Conviene mettere una cartella. Non lo so, io lo prendo, lo firmo. Qualche volta ne dico questo perché. Ma forse è il modo con cui va a dire al programma della firma di utilizzatura. Sì, dove va a salvare il file? Abbiamo fatto la fattura elettronica e l'abbiamo inviata per quando la PEC. Basta soltanto mettere questo file in allegato, posso banalmente anche non scrivere niente nell'email, neanche l'oggetto, non serve, non viene processato. Per comodità nell'oggetto uno mette magari fattura numero 10 come viene fogliato, così via. Tutto qui, aspetto la risposta del sistema di disfaccia. Pochi secondi. Se vogliamo vedere il discorso dell'archiviazione, lo gestiamo. Giusto un attimo, prima che fai vedere l'esempio, ognuno di voi ha avuto sulla scrivania, oltre al materiale che è sui prodotti che noi vi vendiamo, questa scheda, se gentilmente la compilate e prima di uscire ce la lasciate. Non dico adesso perché altrimenti so che adesso come Stefano finirà la presentazione e scapperete. Quindi vi chiedo solo quest'ultima cortesia di dedicarci gli ultimi 5 minuti. Si può avere un materiale, due materiali, due o tre materiali? Tornando al discorso dello studio associato, il programma lo gestisce qui, studio associato in regime fiscale, quando vado a fare la fattura, ed è qui c'ho cassa e cassa 1, che si dice come cassa. Se non mi va una a chi è già del sempre l'accesso. Dottore, una domanda volevo farle. Nel momento in cui il procedimento va in porto, la fattura, l'archiviazione, tutto quanto, poi c'è il problema principale, che è quello dell'incasso della fattura. 15 giorni. Entro 15 giorni dovrebbero pagare il 15 giorni. Però è un merito che non... No, praticamente, come è già capitato, non pagano. Chi gestisce il mancato pagamento? L'SD o il professionista? No, l'SD che deve mettersi in macchina e andare lì a capire perché non gli ha fatto. Il discambio è solo dove io vado ad inviare l'email che gli 8 euro mi diceva giustamente l'ingegner Guarino di risparmio nel trasmettere la fattura e poi se non te la pagano ce ne metti diversi in più a furia di andarci perché è capitato. No, ci metti quello in che periodo? No, cioè tutto ha un senso se la fattura. Facile,
Purtroppo non possiamo entrare nel merito dei tempi delle pubblicazioni. No, sarebbe stato bello se il sistema di interscambio si occupasse anche dell'avvenuto. Sì, però ci sta, non lo so. Allora, l'ultima finanziaria, perdonatemi, ha anche stabilito che ci sono delle sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni quando non pagano nei tempi stabiliti. Quindi diciamo, tutto questo è nel loro interesse. Ora non saranno giusto 15 giorni, ma entro i 30 giorni è il loro obiettivo effettuare il pagamento, altrimenti incorrono in sanzioni amministrative e poi dovranno comunque pagare. Sì, vogliamo, vediamo un attimo la conservazione sostitutiva. No, prenderò il discorso sempre della fattura elettronica. Allora, questo è il sito proprio del Ministero sulla fatturazione elettronica, dove trovate maggiori informazioni, il discorso delle mete che l'abbiamo messo in 01, eccetera. Poi nella... Qui ho la possibilità di fare gli strumenti. Prima di inviare il file XML, quello che posso consigliare, onde evitare che io invio il file, il programma ce l'ha generato correttamente, però magari poi comunque mi torna perché probabilmente è scorretto. Io posso andare sul sito del Ministero fattura.pa.gov.it, vado a controllare la fattura PA, diciamo prima di inviarlo per email e perdere ulteriore tempo, prendo il file che ho generato con il programma, per un istruttivo che deve essere visto, e me lo controllo. Noi facciamo già tutti i controlli, però magari ci può stare un controllo del tipo la partita IVA non è corretto, quello là non lo controlliamo. Oppure il codice IVA non corrisponde al codice fiscale che ho messo nell'archivio, nel nostro caso comune di Mercogliano. C'è un controllo preliminare qui, è lo stesso controllo che fa poi di me, quindi se passa qui al 99% passa pure. Approfitto pure per la numerazione degli anni successivi. In effetti per il 2015 1, 2, 3, 4, 5. 2016, come facciamo? Stesso 1, 2, 3, 4, 5. Quando poi conserviamo per 10 anni, teniamo per la numerazione se lo sembrano soltanto. Come la facciamo? Soltanto che devono seguire, è fortemente consigliato, fai seguire due protocolli diversi. Quindi se uno cartaceo e un altro. Sì, dicevo pure per l'invio, diciamo il sistema, se ho mandato la fattura elettronica usare lo stesso progressivo, 03 nel 2015, poi andare avanti, metto 1000. Ah, quindi vado avanti, cioè non vado 0. Sono due cose separate, il numero di fattura e il progressivo di invio, non va per anno, il nome del file. Io già nel 2020 avrò sempre IT, il mio codice fiscale, a discorso, non posso passare, ripartire da uno perché mi darà come duplicato nel tempo, credo. Posso controllare sia la fattura in mano, io sto controllando quella in chiaro. Poi ci sono dei vari strumenti, verificare la firma per esempio, vedi qui. No, in chiaro. Ah, in chiaro. Io ho preso il file in chiaro, poi la firma in diretta. Non è che io devo inviare il file firmato, mi stai spiegando, non da te. Sarà. Per quanto riguarda l'archiviazione sostitutiva, anche in questo caso, molto semplice gestire il programma. Vado qui in archiviazione sostitutiva. Allora, io avrò naturalmente, mi sono messo da parte le fatture che sono state accettate da clienti e che quindi devo conservare. Naturalmente sono i file con i firmati di settembre. Sto selezionando tutti. Qui c'è un riepilogo delle fatture che sto archiviando. Naturalmente dovrei seguire una numerazione progressiva, 1, 2, 3, 4, non ci dovrebbero stare buchi. L'anno di archiviazione, sono ancora in tempo per fare quella del 2015. Entro 90 giorni dalla chiusura di entro marzo. Entro 90.
quella del 2012. Cioè nel bilogo delle fatture che sto archiviando, con i dati. Che succede se sporro? No, altro giorno di archivio. Allora, in caso di un controllo da parte dei soggetti preposti si incorre in sanzioni. L'archiviazione entro la non seguo la numerazione, lo stesso non ci possono essere buchi, no, non si può effettuare la conservazione, ci dovrebbero stare due. Comunque alla fine se ci pensate la stessa cosa di quella cartacea, io lo mettevo le fatture cartacee, lo mettevo nella cartella, no? La stessa cosa qui, invece mentre la cartella la sto mettendo, la sto girando in questo modo, quindi come le cartacee. Allora, anche perché se una fattura viene annullata, ci sarà una nota di 100 per 2. Se lei annulla la fattura 4, infatti il mio collega, lei poi non avrà più la fattura 4, avrà la fattura 5, però per la 4 c'è una nota di credito, e quindi comunque è conseguenziale. Questa è la fattura, se fate il nostro sistema, dove conservate lei? Cioè nel senso che lei se decide di fare l'archiviazione per l'anno 2015 in house, lei il file che verrà, o meglio il pacchetto che verrà archiviato lo deve garantire l'integrità per 10 anni, quindi lo può mettere sul CD, lo può mettere su un'auto, l'importante è che quando arriverà i dati ci sono, con marca temporale alla data. Ma il programma di analista è completo, cioè prevede anche diciamo il format per l'archiviazione. L'archiviazione sostitutiva in absurdi che noi non la offriamo. Offriamo la possibilità, dopo magari l'ho fatto vedere, diamo la possibilità sia di dare l'archiviazione in house che in outsourcing tramite dei servizi esterni. Noi ci appoggiamo attualmente ad Aruba, abbiamo una collaborazione con Aruba. In quel caso, magari dopo vi facciamo l'esempio, in quel caso se io ho una ho chiesto il servizio da Aruba, il nostro programma con un bottone salva ed archivia. Cioè il file che ho generato me lo firma Aruba a mio nome, me lo archivia a mio nome. Io parlo di Aruba perché noi attualmente siamo lì, no, non ci sono problemi se. Un'altra cosa, questo è un altro sistema. Sì, dunque io ho fatto delle fatture elettroniche, però in realtà me le ha fatte il mio commercialista, perché loro hanno un programma, acquistano le fatture e poi ogni qualvolta un cliente deve mettere fattura, cioè insomma io mi rivolgo a loro. In questo caso io cosa sono tenuto a conservare, visto già che insomma il mio... Dipende da come dice lei. Allora, prima di tutto per fare la fattura il suo commercialista a suo nome deve essere lui terzo intermediario a suo nome. Sì, nella fattura elettronica c'è una sezione dove ci sono i dati del terzo intermediario, però il proprietario della fattura è lì. Per quanto riguarda l'archiviazione sostitutiva, non è da confondere la fattura elettronica, nel senso che un'altra legge. La fattura elettronica ci rientra perché è un documento digitale ufficiale. In quel caso là lei può decidere tramite il manuale di conservazione chi deve conservare le sue fatture. Può decidere di conservare lei o il suo commercialista che accetta. Cioè, può anche conservare, cioè lei può decidere, cioè le mie fatture adesso che le sto. Cioè ci sono quelle tre figure che abbiamo visto prima, cioè il responsabile dell'archiviazione, l'utente e il produttore. Cioè chi fa le fatture? Non è detto che deve per forza conservarle, io posso nominare il mio responsabile di archiviazione, io le faccio e magari le può conservare. E se gli dice anche diciamo, commercialiste, se le scorterà sempre no, la legge non riconosce, diciamo. Se abbiamo un merito che non lo so tanto. Allora, come andiamo avanti? Qui quindi c'è delle video con delle fatture che sto conservando, no? In questo caso sto conservando 57 fatture del 2015. Non so cosa fare, non mi ricordo.
mi vengono chiesti i dati della, diciamo, del responsabile dell'archiviazione. Allora, il programma io già ce l'ho messo lì, mi ripropone, se magari devo cambiare il cambio. Faccio ok. Vabbè, qui nel nostro caso c'è un'archiviazione. Sì. E mi ha generato l'archiviazione. Vediamo, c'è un versamento dei pacchetti di archiviazione terminato, allora tutto ok. Il pacchetto di archiviazione è stato generato qui. La procedura non è terminata, il responsabile dell'archiviazione deve apporre la firma digitale con marca temporale a questo file. Ok? Vabbè, vado a fare salva archiviazione, per cui adesso faccio il mio pacchetto di archiviazione, faccio già il dato 2015, la cosa salva 2015, facciamo la stessa 2015. Questo qui è il pacchetto di archiviazione generato. All'interno ci sono le fatture, quella firmate, che ho archiviato. Il programma poi rigenera dalle file, dalle fatture firmate, il file in chiaro, che semmai per comodità di lettura, gli altri in realtà servono visti. Poi ho il file importante, che è questo qui. IPC fatture 2015 _001 eccetera eccetera, IPDA, cioè questo qua è l'indice del pacchetto di archiviazione, questo è il file che io devo firmare con marca temporale, ok? Insieme a questo poi noi seguiamo lo standard sincro, quello là della normativa italiana raccomanda lo standard sincro, cioè questo file qua che semmai segue lo standard sincro, e in più c'è il file more info, che è il file dei metadati, cioè ci sono delle informazioni per la ricerca. In questo file qui ci sono diciamo dove si trova il file. Qui invece ci sono le informazioni del tipo la fattura numero 1 è stata fatturata al comune di Mercogliano, fatturante chi è, l'importo della fattura, il codice fiscale e altri dati utili per la ricerca. Abbiamo il programma genera il rapporto di versamento, cioè un file dove in pratica vengono rievocate le fatture che sono state archiviate, in modo tale da verificare se nel pacchetto effettivamente è stato versato tutta la mia annualità 2015. Nel nostro caso qui la serie di file che mi ha archiviato, ho archiviato 57 fatture. E poi abbiamo il manuale della conservazione precompilato, dove in pratica noi qui andiamo a compilare il manuale della conservazione. Facciamo giusto uno sguardo così. Ci sono i dati del produttore, cioè il ruolo del produttore svolto dalla persona fisica e giuridica che produce il pacchetto di versamento, sono stato io in questo caso. L'utente che interagisce con il sistema per la gestione informatica, sono io, possono coincidere queste figure, e il responsabile dell'archiviazione, in questo caso sono io. Io adesso d'ora in poi questo pacchetto di archiviazione me lo devo conservare in 10 anni, cioè ne devo garantire l'integrità fino al 2026. Nella, vabbè, giusto uno sguardo sul manuale della conservazione, noi andiamo a, a scrivere che, qual è lo standard che abbiamo utilizzato, perché se naturalmente vogliono vedere quello che c'è scritto dentro, devono sapere come è stato salvato, quindi i file come vengono nominati. Questo è fatto in effetti, l'agenzia già potrebbe, diciamo, prelevarlo senza indietro noi. Il sistema di scambio loro non fanno, allora il file passa solo lì, non, allora, meno loro garantiscono che diciamo, hanno solo un controllo formale, loro non fanno neanche a leggere come gli stanno dicendo, cioè loro vedono soltanto che la fattura, il file che ha inviato è corretto formalmente, che il codice ufficio esiste, se esiste quel codice ufficio lo manda all'ente, almeno dicono che non fanno, cioè, lì non c'è il faccio, rimane la faccia. Ma nella traccia che il file è passato e che è stato accettato, però non c'è il contenuto del file, no, almeno quello che ufficialmente non è ufficialmente, leggevo che il corso di IVA è accelerato senza mandare fatture, vuol dire che resta qualcosa, leggete le entrate, non è possibile,
Se qualcosa, perché le tutte le entrate per rimborso IVA e le aziende che utilizzano la fattura elettronica, se rimborsente non c'è più di portare fatture, che c'è data la fattura, che hanno l'archiviazione complessiva. Ripeto però, l'archiviazione sostitutiva è un'altra questione, non fa parte della fattura elettronica, cioè una legge addirittura è prima della fattura elettronica, l'archiviazione sostitutiva, la legge dice che tutti i documenti digitali ufficiali devono essere archiviati in questo modo. Essendo le fatture documenti ufficiali, uno se lo deve archiviare. Ma del resto anche il cartaceo, la normativa prevede che devi tenerlo in caso di controllo, cioè, però vedi a bene in formato cartaceo e poi si conosce di me, esatto, però l'obiettivo finale è quello. Poi perché devono essere conservate attraverso degli standard? Perché quando vengono, cioè quando avrò un controllo, loro autonomamente devono essere in grado di verifica estrapolare i dati. Il file che generiamo ad esempio lo possiamo consultare banalmente. Questo qui è il file che abbiamo generato, questo qui è quello che io devo firmare con marca temporale. Guardando un attimo XML, perché se io prendo questo file XML, le informazioni che devono fare i XML io le posso banalmente leggere pure con Excel, ma vedete qui ci sono soltanto informazioni del tipo qual è lo standard utilizzato, il nome del file, l'azienda che ha prodotto il software, file, come è stato codificato, eccetera eccetera, che formato è. Vedete, non ci sono informazioni del tipo importo fattura eccetera, cioè qua mi sta dicendo soltanto i file dove stanno. Ulteriori dati vengono messi qui, in questo file qui. Il file more info, poi ci sono informazioni proprio analitiche della fattura, fattura numero 4 del eccetera eccetera, chi è il cessionario, chi è il committente, chi è il utilizzo, eccetera eccetera. Loro vedono questi file qui, tutta la cartella, questi file si chiamano la loro ricerca. Male più nel tecnico la cosa. Abbiamo terminato la parte pratica.